Seconda epistola ai Corinti, capitolo 4. Leggeremo i versi dal 16 al 18. Seconda epistola ai Corinti, capitolo 4, dal verso 16. Alleluia. Se avete trovato il riferimento, dite amen. Spero che tutti abbiate la parola davanti ai vostri occhi. Alleluia. Secondo Corinti, capitolo 4, verso 16. Perciò noi non ci perdiamo d'animo. Un'altra versione dice non ci scoraggiamo. Ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti, la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Alleluia. Grazie Dio per la sua parola, il Signore benedica, potete accomodarvi. Leggo lo stesso brano da un'altra versione. Dice: perciò non ci perdiamo d'animo, non ci abbattiamo, non cadiamo in depressione, non diveniamo esausti e logori a causa della paura. Anche se l'uomo esteriore sta progressivamente decadendo, perdendo vigore, l'uomo interiore però viene progressivamente rinnovato, rinvigorito, giorno dopo giorno. Alleluia. Con l'aiuto di Dio stasera desidero predicarvi un sermone il cui titolo è Conto alla rovescia. Sapete quando c'è qualcosa che magari ha una certa importanza all'attenzione dei mezzi di comunicazione e si comincia a parlare del fatto che mancano 7 giorni al lancio della navicella spaziale. Il conto alla rovescia, -7, -6, -5. Poi si arriva all'ultimo giorno e si contano le ore alla rovescia. Poi si arriva all'ultima ora, si contano i minuti. Poi si arriva agli ultimi minuti, agli ultimi secondi. Il conto alla rovescia è quando si arriva allo zero, viene proiettata nello spazio, viene lanciata nello spazio o nell'orbita, quella navetta, quello che sarà per essere. Io non so quanti di voi avete fatto il servizio militare. Al servizio militare c'era la cosiddetta stecca. C'erano segnati i giorni e ogni giorno che passava veniva depennato, veniva cancellato. Io sono stato fra i primi che ho fatto 12 mesi di militare, quindi erano 365 giorni. Ora la stupidità regna ovunque. Al militare, in certi ambienti più che in altri, c'era il nonnismo, che non è altro che una forma di stupido bullismo. Quelli più anziani che cercavano di imporsi su quelli appena arrivati. I nuovi arrivati non potevano avere la propria stecca visibile a tutti quanti. Chi lo faceva doveva farlo di nascosto.
perché se i più anziani se ne accorgevano, la strappavano, la buttavano via. Una massa di imbecilli. Il bullismo è semplicemente l'esternazione di sentimenti assurdi, a volte frutto dell'ignoranza, il più delle volte frutto dell'ignoranza, o semplicemente la conseguenza di condizioni in cui si è cresciuti, in condizioni negative. Ricordo una volta un cosiddetto nonno, era di Bari. Io avevo... i nuovi arrivati dovevano fare la cravatta con il nodo stretto e più lunga possibile. E io mi ero fatto la cravatta con il nodone e mi arrivava qua a metà. Con la giacca chiusa non si vedeva, ma con la giacca aperta la cravatta arrivava qua. Mi ha visto quell'imbecille di nonno barese e mi ha detto: «Ehi, devi togliere questa cravatta!» Mi aveva preso per il colletto. Ora, lui era pugliese, ma io sono siciliano. E gli ho detto: «Togliti le mani d'addosso!» Beh, in un modo o nell'altro lui ha capito che non andava in nessun posto. E pensò di vendicarsi durante la notte. Voleva farmi un gavettone. Un gavettone era una busta piena di liquidi che veniva buttata addosso durante il sonno. Beh, era così imbecille che ha sbagliato mira. Ha beccato un altro. E quello che ha beccato, lui era riuscito, io lo conoscevo benissimo perché ero originario dello stesso paese in cui io ero cresciuto per i primi 10 anni circa della mia vita. Avevo il mio stesso cognome. Infatti c'erano alcuni che pensavano che eravamo gemelli. E lui era riuscito a farsi la reputazione di dormire con il coltello sotto il cuscino. E quello, il coltello, non sapeva neanche aprirlo, neanche usarlo per tagliarsi il pane. Ed è stato lui ad essere colpito da quel gavettone. E il barese cominciò a temere che prima o poi gli avrebbe fatto un tatuaggio sul viso. Non è mai successo. Era un bravissimo ragazzo. Ma ritorniamo alla stecca. Si contavano i giorni alla rovescia. Non si vedeva l'ora di raggiungere il giorno del congedo e tornare a casa. D'altronde, per quanto mi riguarda, quell'anno di militare è stato un anno di tempo sprecato. Non abbiamo fatto un fico secco. 9 mesi a Vicenza, all'aeroporto Tidal Molin. Sapete in 9 mesi quanti servizi io ho avuto l'incarico di fare? Circa una trentina. Quindi in 9 mesi la media di 3-4 servizi al mese. Servizio che corrispondeva alla vigilanza all'ingresso o la ronda in jeep all'interno dell'aeroporto. E qualche volta eravamo in una polveriera fittizia, c'era soltanto la collinetta, la garitta, ma di polvere c'era solo quella che spingeva il vento. Non c'era nulla. E quindi a maggior ragione si contavano i giorni per tornare a casa. Meno 364, meno 363, il conto non finiva mai. Fino a quando il giorno che ci hanno consegnato quel foglio di carta e siamo tornati a casa, un biglietto del treno e siamo tornati a casa. La vita era tornata normale. E ci sono molte altre cose per cui si fa il conto alla rovescia. Chi va a scuola e non è tanto affezionato con i libri, non vede l'ora che l'anno scolastico finisca. Di tanto in tanto vedo qualcuno dei nostri ragazzini che sono depressi perché sono in vacanza e io cerco di incoraggiarli. Coraggio, fra qualche giorno si torna a scuola! E loro mi guardano con gli occhi storti. C'è chi magari fra un mese sa di dover ottenere un lavoro.
e conta, fa il conto alla rovescia, o chi si sta avvicinando al tempo del giorno del suo matrimonio e fa il conto alla rovescia, c'è chi fa si sta avvicinando al giorno della sua pensione e fa il conto alla rovescia, non vede l'ora di uscire dall'ambiente lavorativo, perché comincia a pensare: se una mano della pesca andrò a pescare, andrò a fare questo, farò quest'altro, quell'altro, e fa il conto alla rovescia perché aspetta con trepidazione il giorno in cui non sarà più vincolato a quelle ore, a quel lavoro, a quell'ambiente lavorativo, e chissà per quante altre ragioni si possa fare il conto alla rovescia. Ora, quando parliamo del ritorno del Signore, è un conto alla rovescia che non ha un punto di riferimento certo, almeno per noi esseri umani, perché nessuno sa, tranne Dio, nessuno sa quando sarà quel giorno. Nessuno. E quando, l'ho detto altre volte, ci tengo a ribadirlo, a ripeterlo, quando qualcuno ha la pretesa di sapere quando, quello è un falso profeta. Che nessuno lo sa. Però è un dato di fatto che ogni giorno che passa noi ci avviciniamo a quel giorno, non sappiamo quando, ma sappiamo che ci stiamo avvicinando sempre di più. L'Apostolo Paolo non lo scrive ai Corinti, in quello che noi abbiamo letto, non ha in modo esplicito parlato del ritorno del Signore, lo fa altrove in modo molto, molto, molto esplicito. E lui dice: noi non ci scoraggiamo, noi non ci perdiamo d'animo. E sfido chiunque a dire che non è mai stato scoraggiato. Probabilmente molti di voi siete scoraggiati stasera. E chi non lo è mai stato e non lo è stasera, sicuramente prima o poi avrà una ragione per cui essere scoraggiato, demotivato, abbattuto, avvilito. E l'Apostolo Paolo dice: noi non ci scoraggiamo mentre abbiamo lo sguardo fisso alle cose che non si vedono. Perché se abbiamo il nostro sguardo sulle cose che si vedono, abbiamo mille ragioni e più ogni giorno per essere scoraggiati. E non dobbiamo neanche fare un viaggio per la città o per la nazione o per il mondo per vedere situazioni scoraggianti. Non abbiamo neanche bisogno di ascoltare il notiziario, di leggere i giornali per scoraggiarci. È brutto sentire, ricevere notizie come quelle degli ultimi giorni, persone che sono morte. Mi diceva uno dei nostri fratelli in provincia di Palermo, che in una casa, non so quante persone sono morte, nel tempo di niente l'acqua è arrivata al livello del tetto a causa delle forti piogge nel nord Italia, ma anche qua in Sicilia abbiamo avuto diversi posti dove ci sono stati seri problemi, persone che sono morte, hanno nei notiziari hanno detto che sono stati, a causa delle fortissime tempeste, sono stati abbattuti così tanti alberi che ci vorrà un secolo per recuperare o per far sì che tutti quegli alberi possano essere rimpiazzati. 100 anni! Pensate un po' ai disastri, e questo è scoraggiante. Se sentiamo le guerre che succedono qua e là, se sentiamo quante persone perdono il lavoro, e se poi a perdere il lavoro è qualcuno della nostra famiglia, o un nostro caro amico, o un nostro vicino di casa, o noi in prima persona, la cosa è ancora più scoraggiante e avvilente. Ma non abbiamo neanche bisogno di andare fuori della nostra pelle per essere scoraggiati. Basta guardarci allo specchio e se guardiamo con latitudini sbagliate e vediamo che i piedi di gallina sono sempre più visibili, quello può essere motivo di scoraggiamento.
scopriamo che c'è un capello in meno sul nostro capo, quello può essere motivo di scoraggiamento. Ci rendiamo conto che il nostro livello di energia non è più quello di una volta, e quello può essere motivo di scoraggiamento. Ma questo avviene quando noi abbiamo il nostro sguardo fisso sulle cose che si vedono. Perché le cose che si vedono sono passeggere, le cose che si vedono sono una sorta di orologio che fanno il conto alla rovescia. Consideriamo la nostra vita. Nessuno di noi ricorda quali sensazioni abbia provato quando è nato. Io non ricordo neanche di essere nato. So che sono nato perché sono qua. Ma se mi chiedete cosa hai provato l'attimo in cui sei uscito dal grembo di tua madre, ma che ne so io? Anche se molto probabilmente ci portiamo dietro delle emozioni che non riusciamo a spiegare, e che però abbiamo, sono delle esperienze vissute addirittura nel grembo di nostra madre. È un dato di fatto che quando un bambino, una bambina è nel grembo della propria madre, quel bambino o bambina, perché è o l'uno o l'altro. Amen. E non dobbiamo mai stancarci di enfatizzare questo. I nostri bambini devono sapere di essere maschi o femmina. Lo devono sapere. Lo devono sapere per il modo come vengono educati, per l'esempio che viene loro dato, per il modo come li vestiamo. Ma quando un neonato è nel grembo della madre, in base all'ambiente che la mamma frequenta, quel neonato si abitua ai suoni, ai rumori di quell'ambiente. È una tragedia quando una mamma decide di stare in casa semplicemente perché è in stato di gravidanza, a meno che non abbia delle complicazioni serie. Una volta c'è stato qualcuno che ha detto: pastore, potresti venire a casa mia a visitare mia moglie? Ho detto: qual è il problema? Sta male? Ha detto: no, non sta male. E qual è il problema? È depressa perché è in stato di gravidanza. È come se gli avevano annunciato la morte di chissà chi. Quindi è rimasta a casa per un bel po' perché era depressa, perdendo l'opportunità di abituare fin dall'inizio ciò che portava in grembo. I canti, la predicazione, la meravigliosa voce del vostro pastore. Il vostro bambino deve sentirla e imparare a conoscerla fin da quando è nel grembo. Molti anni fa c'è stato qua un fratello, non so quanti voi lo ricordate, il suo cognome era Knight. Non Knight come notte, ma come cavaliere, con la K davanti si scriveva. E lui ci diceva, eravamo a tavola mentre mangiavamo a casa mia, ci diceva, ho detto, una delle cose più strane della mia vita, detto, è che io ho la quasi certezza di ricordare che quando ero nel grembo di mia madre pativo la fame. E quando lui parlava di questo non lo dicevo con un tono di scherzo, era piuttosto serio, e lui ha detto, poi quando sono cresciuto, qualcosa mi ha dato conferma di questo fatto, ha detto, perché ho scoperto che durante la gravidanza, quando mia mamma mi portava in grembo, lei stava patendo la fame. E ha detto, io, è come se un ricordo che viene da molto lontano, ma io ho quasi la certezza di ricordare di aver fame nel grembo di mia madre. E la vita per molti aspetti è un mistero che l'uomo non sarà mai in grado di spiegare, eppure non è in grado di spiegare le cose che ci toccano da vicino, e a volte ha l'assurda pretesa di cercare di spiegare Dio, e siccome non ci riesce dice, beh, visto che Dio non è uguale a una formula matematica, Dio non esiste, ma Dio c'è ed è reale
è il creatore dell'universo, si è fatto uomo per pagare il prezzo per i miei peccati, è stato ucciso, sepolto e il terzo giorno è risuscitato dai morti e vive nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia! Ma la vita è un conto alla rovescia. Nel momento in cui la donna sa di essere in stato di gravidanza, comincia a contare i giorni, perché più o meno passeranno 9 mesi. Le si chiede quanto manca ancora e ti dirà 8 mesi o 20 giorni o quello che sarà per essere. Poi nasce il bambino o la bambina e comincia il conto alla rovescia per quando potrà togliere il pannolino, il conto alla rovescia per quando comincerà a camminare. Anche in questo caso sono dei conti alla rovescia orientativi, perché non esiste una data fissa. Bambini che non hanno più bisogno del pannolino a 1 anno e mezzo, altri a 2, altri ad 1 anno, la stessa cosa per quelli che camminano, c'è chi cammina a 10 mesi, c'è chi cammina a 2 anni, ma è pur sempre un conto alla rovescia. E poi si incontra, si dice, parla ancora no, però comincia a dire da, la, il conto alla rovescia. E poi quando dovrà cominciare ad andare a scuola, e va già a scuola, no, manca ancora un altro anno. E poi questo è un costante conto alla rovescia, perché la vita sembra essere una continua meta che si sposta da un punto all'altro. Gli eventi della vita, il nostro corpo, quello che viviamo, è un segnale costante del fatto che c'è un conto alla rovescia che va avanti per tutta l'umanità, ed è un conto alla rovescia che ci mette a confronto con una eternità che comincerà per alcuni prima, per altri dopo, ma che prima o poi tutti quanti cominceremo a vivere in quella vita che è al di là di questa vita, con il Signore o senza il Signore. La scelta è mia e la scelta è tua. E Paolo dice: noi non ci scoraggiamo, non ci avviliamo, non ci perdiamo d'animo, mentre abbiamo il nostro sguardo rivolto alle cose che non si vedono, perché le cose che si vedono sono per un tempo, hanno una durata limitata nel tempo. Tutte le cose che si vedono danno un segno di invecchiamento, di deterioramento, il nostro corpo compreso, ma le cose che non si vedono sono eterne. Quindi le cose che si vedono hanno quasi il compito di segnare il tempo del conto alla rovescia. E ogni tic e tac che passa è irrecuperabile. Non possiamo bloccare quella lancetta e farla tornare indietro così. Lo facciamo quando c'è il cambio dell'ora. Ma quello non è... Noi diciamo guadagniamo un'ora, ma non stiamo né guadagnando né perdendo niente. Sono sempre 24 ore. Infatti non so chi dei nostri fratelli lo ha scritto sul suo profilo Facebook, ha detto: quando abbiamo cambiato l'ora, quando siamo tornati un'ora indietro, stava la settimana scorsa, ha scritto: non mettere l'orologio un'ora indietro, sperimenta cosa significa andare in chiesa un'ora prima.
A volte siamo più interessati ai piatti sporchi che si vedono, piuttosto che al bene della nostra anima che pur avendola dentro non la vediamo. E i piatti sporchi non si sono mai offesi se avete rinviato a dopo chiesa per lavarli. Quando di voi siete mai tornati a casa trovando i piatti in fila con degli striscioni che dicono «Siamo stanchi e stufi di aspettare di essere lavati!» Mai. Magari trovate la mamma che si lamenta perché avete fatto un manicomio nel tentativo di friggervi un uovo, ma non sono i... Ho sentito un debole amen, una mamma che vuole stare nell'anonimato. Quante donne, quante mogli qua possono dire che il proprio marito è in grado di farsi un uovo fritto? Casaluti, fratelli, siete male combinati. Manco un uovo fritto vi sapete fare. Ma siamo più presi da ciò che vediamo, piuttosto che prestare attenzione a ciò che non vediamo e che ha più valore di ciò che... La mia anima vale più di una catasta di piatti sporchi. Amen. La mia anima vale più di una catasta di vestiti da stirare. Prima o poi li farete, ma è meglio pensare prima alle cose che non si vedono, alle cose eterne, perché il conto alla rovescia non si ferma. Uno di questi giorni Gesù ritornerà. Alleluia. E io voglio essere pronto per andarlo ad incontrare. Alleluia. Sapete, c'è un verso nella parola di Dio che nel corso dei secoli ha suscitato dibattiti e discussioni a non finire, quando l'apostolo Paolo, è un verso che ovviamente ha bisogno di essere considerato con la giusta ottica, ma quando l'apostolo Paolo dice: se la resurrezione dei morti non avverrà, ma allora perché alcuni si battezzano per i morti? È il verso da cui una certa denominazione trae o su cui ha costruito la propria dottrina, e i fedeli di questa denominazione si battezzano per gli antenati, per gli zii, per i nonni, per i bisnonni. Pare che qualcuno addirittura si sia battezzato a posto di Hitler. Si battezzano per i morti. Non è assolutamente questo il caso, nel modo più assoluto. Quello che apparentemente Paolo là stava cercando di fare era usare la cosiddetta tecnica ad hominem, che significa contro l'uomo. In poche parole diceva: ok, tu non credi che c'è la risurrezione dei morti, allora perché ti sei battezzato a posto di tuo nonno? Non sta dicendo hai fatto bene, sta semplicemente dicendo dici una cosa, però poi ne fai un'altra. Quindi usa qualcosa contro l'individuo che afferma qualcosa contro la parola di Dio per evidenziare la sua contraddizione, non la contraddizione della parola di Dio. Ma c'è qualcun altro che pensa che l'apostolo Paolo abbia fatto riferimento a quella che probabilmente era divenuta una pratica di cristiani dei primi secoli, del primo secolo, che avevano cominciato a pensare in modo: mi battezzo all'ultimo minuto, prima di morire, così sono sicuro di morire in grazia di Dio. E quindi spingevano il battesimo. Pare che si sia sviluppato questo modo di pensare.
se pensate che oggi viviamo in una Babilonia, entro la fine del primo secolo del dopo Cristo, c'era un disastro spirituale, l'apostasia a pieno ritmo è incominciata proprio negli ultimi anni del primo secolo dopo Cristo. Appena sono morti tutti quanti gli apostoli, ne abbiamo accennato ieri sera, per altre ragioni. E quindi, all'ultimo minuto, no, perché, fratello, ma perché non ti battezzi? Perché, no, prima di morire lo faccio. Come se Dio manda il telegramma e dice, ok, giorno 30 febbraio, così nessuno si sente toccato, perché tu sai com'è. Giusto un moione gli ha scegliere, ce l'ho con mia. 30 febbraio, chi è nato il 30 febbraio? Ah, ecco, perfetto. Quindi sono a posto, sono immune da ogni critica. E qualcuno lo dice, desidera a me morti? Assolutamente no. Il 30 febbraio alle 23:59 verrà la morte a bussare alla tua porta. E allora il 30 febbraio alle 23:58 quello è pronto nella vasca battesimale per essere battezzato, sperando magari di morire dentro la vasca battesimale. In linea di massima era questo più o meno quello che pare si fosse sviluppato in quei giorni e a cui probabilmente l'Apostolo Paolo faceva riferimento quando parlo per il battesimo, era come se avesse voluto dire, ma questa è l'ipotesi meno accreditata, è come se l'Apostolo Paolo avesse voluto dire fanno il battesimo solo in vista della morte. Ricordo tristemente quell'episodio quando una lontana domenica sera, più o meno all'altezza del terzo banco, c'era un uomo che non era estraneo alla chiesa, di tanto in tanto veniva. E quella sera era là, era venuto all'altare, non c'era spazio, si era fermato più o meno all'altezza del terzo banco. E pregava e stava piangendo. Mi sono avvicinato e ho detto, perché non chiede perdono a Dio dei suoi peccati? Lui ha detto, l'ho già fatto. Ho detto, perché non dà la sua vita a Dio? Perché non si battezza nel nome del Signore Gesù Cristo? Lui ha detto, lo farò la prossima domenica. Ha detto, potrebbe non esserci la prossima domenica. E lui ha detto, no, lo farò la prossima domenica, sicuramente lo farò la prossima domenica. Si asciugò gli occhi, ritornò al suo posto alla fine del servizio, rimase per un po', aveva dei familiari che lui regolarmente accompagnava in chiesa. E poi andarono via. L'indomani mattina, verso le 6:15 del mattino, un fratello che era vicino di casa di quella famiglia mi chiamò e mi disse, pastore, il signor Tizio è stato portato in ospedale, pare che abbia avuto un forte attacco cardiaco. Era quel signore là, all'altezza del terzo banco, che pregava, che aveva detto la prossima domenica mi battezzo. Ho chiesto informazioni intorno all'ospedale, sono andato in ospedale, era il Vittorio Emanuele. Il tempo di prepararmi e di arrivare in ospedale erano circa le 7:20, 7:30, c'erano i familiari fuori che aspettavano di poter portare la salma a casa. C'è un conto alla rovescia di cui nessuno ha un punto ben preciso in base al quale può determinare quanti giorni o quanti anni o quante ore. E questo è a livello personale, ma poi ce n'è ancora un altro che è per tutta l'umanità presente, passata e futura, ed è il conto alla rovescia in relazione al ritorno del Signore Gesù Cristo.
E nessuno sa quando, ma c'è il tempo che, andando avanti, si avvicina sempre di più a quel momento così glorioso e terribile. Glorioso per quelli che saranno pronti per andarlo ad incontrare, terribile per quelli che invece hanno scelto di vivere a modo proprio, ignorando Dio. E la scelta è mia, la scelta è tua. In Primo Corinti, sempre l'Apostolo Paolo, nel capitolo 15, dice: io vi dico un mistero, vi rivelo un mistero, e un mistero rivelato non è più un mistero. Non tutti morremo. Pensate un po', l'Apostolo Paolo circa 2000 anni fa viveva con quel senso di aspettazione. Non viveva come chi pensava che sarebbe vissuto per altri 10.000 anni. Viveva con un senso di aspettazione. Da un momento all'altro Gesù sarebbe ritornato, e lui viveva come se Gesù sarebbe ritornato proprio nei giorni della sua vita. Negli Stati Uniti, durante la conferenza degli Stati Uniti e Canada, la conferenza generale, ho incontrato il fratello Chewe, e in base al discorso che stavamo facendo, lui mi ha detto: il mio pastore, che era suo pastore, era un uomo giudeo, ha detto, mi ha insegnato e insisteva sempre sul punto del fatto che noi dobbiamo vivere sempre con un senso di profonda aspettazione. Non dobbiamo mai scivolare in una condizione di rassegnazione. Non dobbiamo mai scivolare in una situazione, una condizione di apatia. Dobbiamo sempre vivere con un profondo senso di aspettazione, come se qualcosa di straordinario dovrebbe succedere da un momento all'altro, perché qualcosa di straordinario succederà da un momento all'altro. Qualcosa di eccezionale succederà da un momento all'altro. Ma questo è se noi guardiamo alle cose che non si vedono. Alleluia! Se la tua vita è importante per quello che vedi e per quello che riesci a toccare, lascia che ti dica: la tua vita non è importante. Ma se la tua vita è importante per quello che tu hai o speri nel Signore, se la tua vita è importante in relazione alle cose eterne, allora la tua vita è importante. Paolo ci rivela un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili, i morti in Cristo, e noi che saremo ancora in vita saremo trasformati. Infatti bisogna, è necessario che questo corpo corruttibile, questo corpo che noi vediamo, questo corpo che rende evidente il conto alla rovescia, a un certo punto cesserà di fare il conto alla rovescia, perché sarà trasformato da corpo corruttibile a corpo incorruttibile, da corpo temporaneo a corpo eterno, per andare a passare l'eternità con il Signore. Noi lo vedremo a faccia a faccia. Lo vedremo così come Egli è, ma dobbiamo essere pronti per quel momento, dobbiamo essere pronti per quando quell'ultima tromba suonerà per dire zero. In un batter d'occhio, ed è qualcosa di impercettibile. Un batter, in ogni
ogni minuto che passa, in ogni minuto che passa, noi battiamo le ciglia circa dalle 20 alle 30 volte. Cambia da individuo a individuo, ma questa è la media. Ogni minuto noi battiamo le ciglia dalle 20 alle 30 volte. Ogni singolo minuto. E ogni battito di ciglia corrisponde dai 300 ai 400 millesimi di secondo. È qualcosa di impercettibile. Noi neanche ce ne accorgiamo che apriamo e chiudiamo gli occhi 20 o 30 volte al minuto. Se poi siamo particolarmente nervosi, magari lo facciamo di più e diciamo che abbiamo il tic nervoso. E in effetti tutti quanti lo facciamo. E questa è una delle ragioni per cui se non abbiamo abbastanza lacrime per lubrificare gli occhi si arrossiscono, perché quel movimento delle palpebre, facendo attrito e non essendoci lubrificante, fa arrossare gli occhi. E come se ciò non bastasse, gli occhi sono in continuo movimento. Gli unici che hanno lo sguardo fisso sono quelli che si trovano in posizione orizzontale. Se no noi muoviamo gli occhi continuamente. E questo fatto comporta che per ogni minuto noi siamo praticamente ciechi dai 6 ai 12 secondi per ogni minuto. E la ragione per cui non ce ne rendiamo conto è perché il cervello per certi versi riesce ad anticipare o virtualizzare quello che in effetti noi non vediamo in quei millesimi di secondo. Quei secondi, no, quei 6 secondi o quei 12 secondi non sono concentrati tutti in una volta, però in un minuto, a secondo di quante volte battiamo gli occhi, le ciglia, in un minuto siamo ciechi dai 6 ai 12 secondi. E questo significa che in un'ora, dai 6 ai 12 minuti, noi non vediamo nulla. Ma è qualcosa di assolutamente impercettibile. È una frazione di tempo così piccola che non riusciamo neanche a misurare. E Paolo ha detto, in un batter d'occhio. Avverrà in un batter d'occhio. Non ci sarà il tempo di leggere l'SMS. Non ci sarà il tempo per un ultimo appello. Non ci sarà il tempo per andare l'ultima volta in chiesa o per battezzarsi all'ultimo minuto o per cambiare stile di vita all'ultimo minuto, perché avverrà nel momento più inaspettato. È un conto alla rovescia che prenderà tutti di sorpresa. Così come credo che sia un vecchissimo cantico inglese che dice che quando il Signore ritornerà alcuni saranno presi ed altri saranno sorpresi. Ma tutti quanti, i presi e i sorpresi, nessuno sarà in grado di definire l'attimo entro il quale bisogna fare quel cambiamento per cui saremo in grado di andare ad incontrare il Signore nell'aria. Fratello Roberto Pappalardo ha detto del fatto che dobbiamo abituarci a invocare il nome del Signore, perché nei momenti di pericolo invochiamo la cosa a cui siamo più abituati. Mamma mia, Marruzza! Quello che chiamiamo, sapete, occorrono 21 giorni per sviluppare un'abitudine. Se fate una determinata cosa per 21 giorni di seguito,
dal 22° giorno in poi sarà qualcosa che fate in modo abitudinario, in modo normale. Ma occorrono 120 giorni per sviluppare uno stile di vita. Non basta avere l'abitudine di invocare il nome di Gesù o di pregare. Deve essere il nostro stile di vita invocare il nome di Gesù. Vivere per onorare il nome di Gesù. Camminare per onorare Gesù. Perché questo conto alla rovescia in cui tutti quanti, in un modo o nell'altro, volutamente o non volutamente, deliberatamente o meno, tutti quanti siamo coinvolti in questo conto alla rovescia, e il punto finale sarà uguale per tutti quanti, e nessuno di noi sa quando avverrà. Potremmo dire meno un milione, meno 999.999, andare avanti così, ma non sappiamo esattamente quando, in quale attimo cadrà o ricadrà lo zero che metterà fine a ciò che noi siamo abituati a vedere, a ciò che noi siamo abituati ad essere. È un conto alla rovescia, per cui non possiamo e non dobbiamo prendere nulla per scontato, perché succederà in un attimo, in un batter d'occhio, quando meno ce l'aspettiamo. Verrà come un ladro di notte, e nessuno di noi si aspetta il ladro, nessuno di noi è là per dire no, oggi non verrà, verrà fra due giorni, così si prepara con la lupara o con il mattarello o con il manico della scopa per accoglierlo nel modo dovuto. Nessuno di noi sa quando verrà, nessuno di noi sa quando ritornerà il Signore, nessuno di noi sa quando finirà questo conto alla rovescia, nessuno di noi sa dove siamo arrivati in questo conto alla rovescia. Ecco perché devo essere pronto ora. La prossima domenica potrebbe non arrivare mai. Gesù potrebbe ritornare stanotte, o domani, o dopodomani, o chissà quando, nessuno lo sa. Conto alla rovescia. Puoi scegliere di continuare a vivere secondo i tuoi propri criteri, ma sappi che il conto alla rovescia andrà avanti in ogni caso. Puoi scegliere di aspettare il giorno in cui avrai risolto i tuoi problemi, e probabilmente quel giorno non arriverà mai. Perché non esiste una vita priva di problemi su questa terra. Dai problemi più banali a quelli più pesanti. Non esiste una vita senza problemi. Ho sentito persone dire, per ora non posso, ma quando avrò risolto i miei problemi al lavoro, comincerò a servire Dio. Stanno ancora aspettando. Per ora non posso, un po' come la parabola del banchetto. Andate a chiamarli, e uno dice, no, no, non posso, ho comprato i buoi, devo andarli a provare. No, 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 non posso, ho comprato un pezzo di terreno, devo andarlo a vedere. No, 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 non posso, mi sono sposato. Tutte cose lecite, ma nulla è mai lecito per posticipare il tempo in cui noi decidiamo di dare la nostra vita a Dio e vivere per Lui. Perché quel giorno avverrà come un batter d'occhio. In una frazione di secondo, che è così breve, nessuno è in grado di percepirlo. Per chi è stato qua dall'inizio del servizio,
cioè dire dalle 17:30. Dico, non comincia alle 6 o 6, no, comincia alle 5:30. La preghiera. Siamo in chiesa da 2 ore e 11 minuti. A secondo dell'individuo siamo stati in tutto questo tempo, consideriamo le 2 ore e 30, gli 11 minuti li lasciamo in omaggio, poi li addebitiamo più tardi. Siamo stati mediamente ciechi dai 12 ai 24 minuti, considerando poi altre dai 15 ai 30 minuti. Sì. 12 minuti l'ora o 6 minuti l'ora? Quanti di noi se ne sono accorti? Quanti di noi hanno contato quante volte le papule vanno? A meno che non hai incrociato lo sguardo di tua moglie che ha fatto... Nessuno di noi se ne accorta. Ed è con la stessa rapidità che avverrà quel giorno. Pensate che ne valga la pena rischiare di non essere pronti? Giovani, se Gesù dovesse tornare ora, e qualcuno dice sogna a chiesa, sogna a posto, non basta essere seduti in un banco. Che Dio vede anche quello che c'è nel cuore. Che io posso essere seduto qua ed essere con la mia mente, con il mio cuore in Alaska. O in Sudafrica. O in Ghana. No, in Ghana no. In Germania. L'hai detto tu, sorella Gladys? Basta, l'hai detto tu, in Ghana no. Conto alla rovescia. E piuttosto che fissare dei punti nei tuoi programmi e dire, ecco, mi mancano 2 anni e mezzo per finire di pagare la mia auto. Cosa hai detto? Alleluia o aiuto? Entriamo nell'ottica del conto alla rovescia che ha a che fare con l'eternità. E siccome non so qual è il punto zero, ho bisogno di essere pronto stasera. Vorrei chiedervi di alzarvi in piedi. Qual è la condizione del tuo cuore? Qual è la tua relazione con Dio? Se Dio dovesse tornare stasera, saresti tu pronto per andarlo ad incontrare? È meglio non lasciare nulla al caso. Credo di avervelo detto anni fa. Una coppia ebbe, piuttosto avanzata nell'età, ebbe un violento litigio, violento dal punto di vista verbale,
niente piatti rotti, niente mattarelli sulla testa, solo parole, un forte disaccordo, ecco, forse quella. Andarono a letto tutti e due con il muso, tutti e due avevano ragione. E quando tutti e due hanno ragione, tutti e due hanno torto. Andarono a letto senza rivolgersi la parola. E ognuno dei due si girò verso il lato esterno del letto. E durante la notte il marito morì. È una storia vera. Non è una parabola, è una storia vera. E quando la mattina lei si svegliò, si alzò, pensò, sta facendo finta di dormire. E si alzò, andava a fare colazione, non preparò colazione neanche per lui. Poi quando si suse, sa preparare io. Sono passate le ore. Lei, entrando nella camera da letto, si rese conto che non lo sentiva respirare. Lo guardò attentamente ed era ovvio che non respirasse. Gli toccò la fronte ed era congelato. Chiamò il soccorso, era morto già da ore. E per il resto della sua vita visse con quel senso di rimorso. Il pastore della chiesa dove lei andava ha detto: non so quante volte ho dovuto dare consulenza spirituale a quella donna che non riusciva a liberarsi da quel rimorso. Se magari avesse deciso di non restare ferma nella sua posizione, rompere il ghiaccio, probabilmente non avrebbe avuto quel rimorso che l'ha perseguitata per il resto della sua vita. Non prendete nulla per scontato. Giovani, non prendete per scontato il fatto che ancora avete altri 150 anni davanti a voi. Se Dio non dovesse tornare prima, non solo 150, 200. Ma non prendetelo per scontato. Viviamo ogni attimo come se dovesse essere quel batter d'occhio finale, come se dovesse essere quello zero del conto alla rovescia, perché potrebbe succedere in qualsiasi momento. Ci sono persone che facevano parte di questa chiesa che vivono là fuori con la filosofia: sono certa che Dio ci darà il tempo di ritornare in chiesa prima che Lui ritorna. Lo hanno detto. Non sono parole ipotetiche, lo hanno detto. E sono ancora là, a vivere a modo loro, perché Dio darà a loro. E questo è il tempo che Dio sta dando loro. Loro lo prendono per scontato. E un battito dopo l'altro va via, pensando che prima di quel battito d'occhio finale. Come fai a prepararti in un batter d'occhio? Non siamo in grado di prepararci in un batter d'occhio per partire e andare a prendere l'aereo. Figuriamoci se saremmo in grado di prepararci in un batter d'occhio per andare nell'eternità. Oggi è il tempo, ora è il tempo, perché non sappiamo mai quando il conto arriverà a quel battito finale, quando il conto alla rovescia si concluderà per dare inizio
alla dimensione eterna, alla vita eterna. Sei tu pronto? Ad entrare nel ciclo di questo meraviglioso conto alla rovescia in attesa del ritorno del Signore. In Apocalisse sta scritto: e lo Spirito e la Chiesa dicono: Signore, vieni. E il Signore dice: sì, io vengo presto. E quel vengo presto, la vecchia diadea dice vengo tosto, in modo più corrente di tradurlo dovrebbe essere: sì, sono già in viaggio. E lo so tanto quanto voi che non deve prendere l'aereo o una navetta spaziale per venire, tutto succederà in un batter d'occhio, ma è giusto per indicare l'imminenza del ritorno del Signore. E noi dobbiamo vivere con quell'aspettazione, come l'Apostolo Paolo. E non tutti noi morremo. Lui stava dicendo: io mi aspetto che il Signore venga da un momento all'altro. Dice: bella delusione ha avuto. No, non è questo, non era questo il suo punto di vista. Lui non guardava come all'evento, ma bensì considerava il suo stato spirituale. E quindi lui diceva: io sono pronto per il ritorno del Signore ai miei giorni, nel corso della mia vita, sono pronto. Infatti altrove lo dice: ho combattuto il buon combattimento, ho serbata la fede e sono pronto ad essere offerto a mo' di libazione, di sacrificio. Questo era quello che Paolo diceva: sono pronto. Conto alla rovescia. Che non possiamo quantificare. Non possiamo dire 100, 99, 98, 97, 96, 2, 1. Perché non sappiamo quando è il tempo dello zero. Però sappiamo che dobbiamo essere pronti ora. Ricordate quello che è stato detto ieri sera? Senza la santificazione nessuno mai. Quindi questo significa né ora, né domani, né dopodomani, né facendo, a nessuno mai vedrà il Signore. Quando noi non viviamo in santità, prendiamo sermoni come questo e diciamo: vabbè, l'abbiamo sentito già 100 volte, se ne parla già da secoli. Sapete qual è il problema? Non essendoci santificazione, non riesce neanche a percepire quello che Dio sta cercando di dirci. Non riesce a vedere Dio in quello che Lui sta facendo. Nessuno mai vedrà il Signore. L'altare è aperto.